Parlando di errori alimentari, un altro falso mito è proprio quello delle proteine. Da un lato abbiamo delle persone che le demonizzano e quindi pensano che le proteine possano far male, dall'altro addirittura delle persone che ne fanno un uso eccessivo e quindi non si accorgono che comunque le proteine sono legate a un certo tipo di assorbimento. Qual è il giusto equilibrio e come bisogna comportarsi nei confronti delle proteine? Le proteine sono molto importanti sia in una persona che svolge un'attività fisica regolare sia in una persona che comunque non la svolge, perché dobbiamo pensare che effettivamente le proteine sono l'unico macronutriente, i macronutrienti sono carboidrati, grassi e proteine, che non vengono accumulate a livello del corpo, quindi effettivamente noi le dobbiamo comunque introdurre in maniera regolare per far sì che il nostro corpo ne abbia continuamente a disposizione. Il nostro corpo effettivamente le utilizza di continuo e quindi ne necessita di continuo. È importante, più che anche quando si fa un calcolo proteico, basarlo sulle calorie totali, basarlo sul peso della persona stessa, quindi riuscire a calcolare un tot di grammi in base al peso della persona. Ci sono due casi, no, un pochino opposti. Da un lato chi un po' le demonizza, perché per quanto riguarda l'ambito alimentare ogni giorno, no, si sente qualcosa che fa male, quello che fa bene. Molto importante, vorrei sottolineare la qualità di tutto ciò che mangiamo, quindi non c'è niente che fa male, bisogna effettivamente capire di che quantità e di che qualità è l'alimento. Però effettivamente in queste persone spesso si fa fatica ad arrivare a un contenuto proteico valido che possa sostenere nella giornata, perché dobbiamo considerare che comunque non tutte le proteine che noi mangiamo vengono assorbite, no? Quindi effettivamente se facciamo un calcolo un pochino più preciso si vede che spesso non si riesce ad arrivare a quello che vorremmo. Dall'altro lato bisogna anche considerare che l'assorbimento delle proteine è limitato, quindi è inutile che io magari mangi in uno stesso pasto, quindi in uno stesso momento all'interno della giornata, tantissime proteine che siano insomma di tutte le varie nature che si possono avere. Quindi piuttosto appunto distribuirle in maniera omogenea durante la giornata, cercare di inserirli in tutti i pasti. E l'altra cosa importante è che le proteine ci aiutano molto anche dal punto di vista della sazietà, perché effettivamente hanno un tempo sia di digestione sia di assorbimento più lento e quindi ci aiutano effettivamente a avere un senso di sazietà più prolungato nel tempo, quindi fondamentalmente avere meno fame, no, più spesso durante la giornata. Aiuta molto chi si sta occupando della propria forma fisica oltre che del proprio allenamento. E quindi anche quando magari dobbiamo ridurre un pochino l'apporto calorico, le proteine ci possono essere d'aiuto, quindi ad avere soprattutto meno momenti nella giornata di fame, avere una glicemia quindi più stabile durante la giornata, questo ci aiuta molto nel sentirci bene, non avere cali energetici, non avere cali glicemici che portano comunque ad avere fame.